Ciao ragazzi, benvenuti a San Bonifacio, la capitale dell'est veronese, un centro di grande importanza sia perché qui si concentrano alcune delle industrie più importanti sia a livello veronese che veneto che nazionale, sia perché si tratta di un polo commerciale di enorme rilevanza. Anche San Bonifacio è stato toccato, come tutto il resto d'Italia, dal problema del coronavirus. Andiamo a sentire allora come è stato vissuto questo momento e come ci si deve rialzare, su cosa si deve puntare per guardare avanti. Secondo me bisogna ripartire dalla scuola, dall'investimento nella formazione e nella cultura, soprattutto nei ragazzi che vanno dagli 8-10 anni. Questi fra 8-10 anni saranno gli amministratori e dirigenti del futuro. Su di loro dobbiamo investire per un cambiamento importante. Secondo, sulle attività commerciali, su quel mondo economico, imprenditoriale, che è la vera fonte della creazione di lavoro. Dobbiamo insistere sulla capacità delle persone ad autoregolarsi e a rispolverare quelli che sono i veri valori della solidarietà e della comunanza tra loro. Ripartire dai giovani e dal rilancio delle attività economiche che sono state particolarmente colpite dal coronavirus. Andiamo a sentire la testimonianza e le speranze del rappresentante di Confcommercio. Oddio, diciamo che noi italiani, sul nostro, gli italiani veneti, sul nostro DNA abbiamo una gran forza, una gran volontà di riprendersi e di partire. Purtroppo se da parte del governo non ci dà le armi sufficienti per poter lavorare, per poter incrementare, per poter riportare la gente a San Bonifacio a fare gli acquisti, ovviamente diventa dura. Preoccupato sì, soprattutto per lo scenario che ci sarà successivamente, che non sappiamo esattamente come capita, per cosa capita, perché ovviamente anche le distanze di sicurezza che sono necessarie, le protezioni e tutto quanto, senza dubbio, però questo ovviamente ti riduce notevolmente la gente che ti entra sul negozio. Dopo, se danno l'apertura, io mi auguro naturalmente che sia anche un'apertura totale da parte dei paesi, da un paese all'altro, che la gente possa spostarsi.